Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi fra poco del mese di maggio. Maggio, mese abbastanza lungo per quanto mi sembra essere volato ed è stato molto molto proficuo a livello di letture. Quantitativamente parlando ho infatti letto ben 11 libri, ma anche la qualità non è stata affatto malaccio. Un po' mi dispiace perché quando leggo tanti libri sono esaltatissima di volervene parlare, del fatto di essere tornata ai cari e vecchi lustri di un paio di anni fa, quando leggevo quantità enormi di libri. Ora mi sono data una calmata, però quando poi si parla di wrap-up è sempre difficile, perché parlarvi in modo almeno decente di 11 libri diventano video di ore e ore e ore. Per fortuna, forse per sfortuna, talvolta molti dei libri, anzi stavolta, molti dei libri dei quali vi parlerò ne ho già parlato precedentemente sul canale, quindi per molti di essi andrò abbastanza velocemente e vi rimando direttamente alle recensioni più approfondite che ho fatto. Partiamo quindi subito dalle prime due letture che ho fatto nel mese di maggio, delle quali vi parlerò veramente in maniera concisa e breve, perché ci ho fatto un video apposta. Nel mese di maggio ho infatti incontrato un nuovo autore che è Chaim Grade, del quale ho letto La moglie del rabbino e questa raccolta di racconti, che in realtà ne possiede solo due di racconti, che si intitola Fedeltà e tradimento, entrambi editi Giuntina. Chaim Grade, autore del Novecento, della prima metà, ma anche seconda metà in realtà del Novecento, di origini lituane, di origine ebraico-ortodosse. Perché sottolineo l'importanza delle sue origini? Perché i suoi romanzi, o i suoi racconti Fedeltà e tradimento, si concentrano proprio sulla descrizione di famiglie lituane della metà del Novecento, un po' prima della Seconda Guerra Mondiale e dopo, e sono delle famiglie che fanno parte delle comunità ebraico-ortodosse, ultra-ortodosse o cassidiche, con le dovute differenze del caso. In particolar modo Fedeltà e tradimento sono due raccolte di racconti il cui perno è appunto la lotta fra la fedeltà, intesa come fedeltà alla religione, alle tradizioni, agli usi e ai costumi delle comunità cassidiche ultraortodosse, e il tradimento invece è appunto la volontà da parte di alcuni personaggi di tradire questi usi e questi costumi e dedicarsi a una vita prettamente più laica. Questa contrapposizione è un tema ricorrente all'interno della prosa di Chaim Grade, che ricorre anche nel romanzo La moglie del rabbino. Nella moglie del rabbino noi seguiamo questa protagonista, che è appunto una moglie di un rabbino, una donna che prospetta avere un futuro brillante, si vuole sposare con un uomo molto ricco, ma soprattutto un uomo studioso, un grande studioso del Talmud, che però improvvisamente, poco prima del matrimonio, la rifiuta e quindi decide di non sposarla. Lei poi si sposa con un rabbino decisamente mediocre, un uomo che non ha grandi mire, non è un grande studioso, non è un uomo che spicca e brilla per alcun tipo di caratteristica, e la vita di questa donna, poi, che noi rincontreremo quando sarà ormai una donna matura e di mezza età, consisterà nella vendetta. È un romanzo che tratta soprattutto il tema dell'invidia, della vendetta, della gelosia e dell'amore finito. In realtà queste trame sono relativamente importanti, perché ciò che conta nella poetica di Chaim Grade è quello di parlare e di descrivere i riti, le tradizioni, gli usi, i costumi legati alle comunità ultraortodosse cassidiche ebraiche. Comunità estremamente chiuse, comunità estremamente rigide, tradizionaliste, all'interno della quale vigevano e ancora adesso queste comunità molto tradizionaliste esistono in alcuni posti, in alcuni paesi. Mi viene in mente per esempio la comunità ultraortodossa, le varie comunità ultraortodosse cassidiche a New York. Non so se avete presente, probabilmente le conoscerete anche nel caso per i loro vestiti, per il vestiario molto particolare. Sono delle comunità estremamente rigide, che nell'Estonia dell'epoca lo erano ancora di più, legate a stili di vita che sono veramente comandati e dettati da leggi di tipo religioso, a partire dal vestiario, a come mangiare, come comportarsi, come parlare. Quindi è un bellissimo ritratto di queste comunità a noi così lontane e quasi misteriose. Una prosa che ricorda un po' i fratelli Singer, proprio perché parliamo di letteratura yiddish e perché parliamo della descrizione di mondi a noi così lontani, tradizionalmente che esistono da secoli e secoli, ma così chiusi loro stessi,
che letti da una persona che non fa parte di quelle comunità possono sembrare veramente particolari. Nel caso abbiate visto la serie che a me è piaciuta tantissimo, Unorthodox su Netflix, una serie che tratta proprio il tema delle comunità ultraortodosse nella contemporaneità, sicuramente è un'autorità da recuperare. Nonostante Cengred parli di queste comunità, lo fa con piglio molto molto critico, perché anche se lui è nato in una comunità ultraortodossa, è stato un uomo che si è avvicinato molto allo stile di vita laico. Già per esempio dedicarsi alla scrittura e non allo studio talmudico era qualcosa nella sua comunità visto assolutamente come male. Dei due titoli che ho letto solo, vi consiglio soprattutto La moglie del rabbino, perché c'è un interessante punto di vista femminile, laddove nelle comunità ultraortodosse, soprattutto dell'epoca, la donna era colei che doveva stare a casa, lavare, fare figli, zitta e muta, mentre qui c'è una protagonista femminile molto potente. L'unica pecca, devo dire, che si sente che Cengred è un uomo che conosce, perché c'è nato nella comunità, e quindi molto spesso lunghissime dissertazioni di carattere filosofico e religioso su disquisizioni filologiche proprio sul Talmud, sulla Torah, perché i protagonisti sono tutti studiosi del Talmud, sono tutti rabbini, quindi se non conoscete un pochinino il mondo ebraico, se non sapete bene di cosa si sta parlando, rischio palpebra calante. Ce l'ho avuta pure io, che non sono un'esperta, ma comunque un pochino sapevo di cosa si andava a parlare. Quindi insomma, un autore che mi è piaciuto perché mi ha permesso di conoscere comunità diverse, ma che decisamente ha una penna che non fa per tutti, quindi stateci un po' all'occhio. Vi rimando comunque alla recensione più approfondita. Vediamo di velocizzarmi perché, come vi dicevo, andrò spedita, mi perdo in chiacchiere. Un raccontino che ho letto ed è veramente brevissimo, quindi ve lo mostro giusto. Il racconto della vecchia balia di Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell, scrittrice vittoriana, famosissima, stile, o meglio più che stile, epoca, sorelle Bronte. In questo caso parliamo di un racconto gotico. Io l'avevo già conosciuta con Nord e Sud. Questo è un breve raccontino, una piccola storia di fantasmi. Un raccontino che non mi ha soddisfatta per niente, l'ho trovato troppo sbrigativo, poco inquietante e scritto un po' maluccio. Sono riuscita a apprezzarlo perché? Per la casa editrice, perché questo è edito AB Editore, una casa editrice, una delle case editrici che dal punto di vista grafico, ma non soltanto, per il tipo di letteratura che porta, il tipo di traduzioni e soprattutto le postfazioni, il glossario. Qui abbiamo una bellissima postfazione, una critica che ci spiega quando è stato scritto il racconto, come è stato scritto, di Annarita Tranfici, che fra l'altro critica anche molto il racconto, ma soprattutto è un'edizione ricchissima di illustrazioni molto creepy legate al mondo del nero, del magico, del gotico, dei fantasmi. Quindi è una lettura molto piacevole se la volete fare di sera, poco prima di addormentarvi, sicuramente dell'autrice, non vi consiglio di partire da questo. Prima di tornare a parlare dei romanzi e dei libri che ho letto e dei quali non vi ho parlato altrove, piccola parentesi, parentesona, che apro e spero di chiudere velocissimamente, perché i ben 6 libri che ho letto fino ad adesso in questo maggio fanno parte dello Strega. Nel caso non lo sappiate, fra poco, in realtà a luglio, nominerà il vincitore del premio Strega 2022, un premio molto criticato, del quale si parla tanto ogni anno qui in Italia, uno dei premi più famosi a livello letterario italiano. Io non l'ho mai seguito. Vi ho fatto un video dedicato al premio Strega, ve lo lascio qui su nelle schede, dove vi parlo un po' di quelle che sono le mie impressioni, i miei pareri, le contraddizioni anche che ho nei confronti di questo premio, un premio che da una parte, soprattutto nel passato, era un premio estremamente prestigioso, vinto da autori grandiosi del calibro di Morante, Moravia, ma che a me, secondo me, nel corso degli anni ha perso un po' la sua brillantezza, diciamo così. Quindi l'ho sempre guardato in maniera estremamente critica, soprattutto perché è legato a molti giochi di potere, giochi editoriali, scelte strategiche, politiche, e che non sempre privilegiano la qualità. Stavolta, anche per un gioco, per un divertimento personale, ho deciso di recuperare tutta la dozzina dei candidati.
Vi ho parlato quindi della dozzina in quel video che vi lascio su, ma ho deciso di leggerli e di fare una recensione. Le recensioni escono a due, quindi in ogni recensione parliamo di due libri, ne sono già uscite le prime tre, che sono quelle dedicate ai sei libri che ho letto in questo mese. Quindi ve le lascio tutte su, perché chiaramente lì vi parlo molto in maniera approfondita di tutti i libri, facendo un suntone, cercando di fare un bel mix, una bella insalatona. Che cosa ho letto? Allora, Veronica Raimo, Niente di vero, ascoltato un audiolibro su Audible, per ora è uno dei titoli che più mi è piaciuto. Un titolo che non reputo essere un wow romanzo che cambia la vita, ma estremamente piacevole, lo definirei proprio con questa parola. Secondo me sono riuscita ad apprezzarlo anche molto perché letto veramente molto bene dalla sua interprete, vi lascio qua il suo nome, quindi ve lo consiglio casomai da ascoltare. Veronica Raimo ci parla di quella che è la sua vita, è un romanzo semi-autobiografico, è un romanzo sulla propria famiglia, un romanzo all'interno della quale, attraverso una scrittura molto ironica e sarcastica, Veronica Raimo ci parla di tutte le nevrosi, di tutti i problemi, rievoca tutti i ricordi, gli episodi più divertenti, buffi, rocamboleschi, ma anche drammatici, che hanno a che fare col suo rapporto familiare. Un romanzo piacevole. Nello stesso momento ho ascoltato poi anche sempre su Audible quel maledetto Vronsky. Assolutamente non mi è piaciuto per niente, l'ho smontato letteralmente perché non sono riuscita a capire quale sia la motivazione dietro la scelta di nominare all'interno della dozzina un romanzo del genere. Non l'ho apprezzato per niente, una storia di amore finita, un romanzo che dovrebbe parlare di amore matrimoniale, di come l'amore dopo diversi anni muti e diventi qualcos'altro. Scrittura molto molto banale, pensierini alla Baci Perugina, superficiale, l'ho veramente detestato, mi è rimasto proprio sul gozzo, ma insomma se me le volete sentire parlare un pochino meglio sicuramente vi rimando alla recensione. Passiamo poi a Nina sull'Argine, edito Minimum Fax. Carino, un romanzo carino, un romanzo che parla di, anche qui, fine di una relazione, ricerca della propria identità. La protagonista è un ingegnere che, diciamo, attraverso la vita del cantiere, attraverso i lavori che deve seguire per la costruzione di un argine, riesce a ricucire parti della sua identità frantumata a causa della fine della relazione col proprio compagno. Si usa quindi la metafora del lavoro, del posto di lavoro, del luogo, del cantiere come luogo di decostruzione e ricostruzione del proprio sé. Un romanzo che mi è piaciucchiato, che non ho trovato in alcun modo brillante, però sono curiosa di leggere altro dell'autrice perché secondo me ha del gran potenziale. Altro romanzo invece che non mi è piaciuto, cioè semplicemente non mi ha lasciato niente, quindi né l'ho criticato come quel maledetto Vronsky, né mi ha lasciato un senso di piacevolezza come Veronica Raimo, è stato invece Divorzio di velluto. Anche qui temi interessantissimi, doppio binario, un po' simile a Nina dell'Argine, divorzio di velluto, nel senso alla fine la protagonista Caterina è una donna che anche qui subisce l'abbandono da parte del marito e del compagno, praticamente questo tema ricorre un po' in tutti i romanzi della dozzina, viene lasciata dal marito e dal compagno e nello stesso momento decide di tornare da Praga a casa sua Bratislava in Slovacchia per Natale. Deve quindi ritrovarsi con la famiglia e spiegare alla propria famiglia come mai il marito non si trovi lì. Il momento di ricongiungimento familiare sarà motivo di permetterà a Caterina di rivivere, di ripercorrere e di raccontarsi quella che è stata la sua storia privata col marito, come mai è finita questa grande storia d'amore e la sua fine, ma anche soprattutto per parlare dell'altro secondo binario parallelismo che viene fatto con la separazione dal marito, che è quella della separazione della Cecoslovacchia. Si parla quindi della storia con la S maiuscola. Si parla degli anni appunto in cui esisteva la famosa Cecoslovacchia, la caduta poi della dittatura anche comunista cecoslovacca e la divisione dello Stato in due Stati, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Questa divisione, questa separazione diventa in qualche modo la separazione all'interno della quale riverbera la separazione, la fine della relazione d'amore fra la protagonista e il proprio marito. Un romanzo che non mi ha detto granché per la brevità sicuramente, ma anche perché vengono aperte migliaia di porte, migliaia di temi, migliaia di personaggi interessanti, ma non ne viene chiuso mezzo.
viene lasciato tutto non detto. Secondo me il romanzo non era concluso, forse non si era nemmeno a metà. L'autrice aveva aperto degli spunti di riflessione molto interessanti che potevano andare a parare da qualche parte, ma ci si perde nella miriade di personaggi, situazioni aperte e non chiuse. Il contesto storico era realmente interessante, era molto interessante il parallelismo fra la divisione di uno Stato, la divisione della storia con la S maiuscola e la storia con la S minuscola, quella personale, ma ci si potrebbe trovare in qualsiasi luogo perché la descrizione non è minuziosa, non c'è, sono grandi descrizioni di com'era la Cecoslovacchia prima, di com'è poi diventata la Slovacchia, i ricordi di vita di Caterina legati a questo evento traumatico, alla rivoluzione, perché si chiama divorzio di velluto, perché la rivoluzione che portò alla separazione della Cecoslovacchia nei due stati viene chiamata rivoluzione di velluto. Quindi attraverso anche questo, il coniare questo nuovo termine, il divorzio di velluto, si tenta di fare un paragone, come vi dicevo, tra la storia con la S maiuscola e quella con la S minuscola. Un romanzo che secondo me aveva delle grandi mire, ma poi non va a parare da nessuna parte. Ultimi due dello Strega, sono bravissima, sto andando alla grande cercando di parlarne in maniera concisa, anche qui vi rimando come sempre alla recensione, questa è l'ultima che è uscita a martedì, ve la lascio su nelle schede, Randagi. Allora, su Randagi ho delle opinioni un po' contrastanti, perché la prima parte mi era piaciuta molto, un romanzo secondo me che stava andando nella giusta direzione. Seguiamo le vicende di Pietro, un giovane ragazzo che ha da poco finito il liceo, che vive nel terrore di fare la fine degli uomini della sua famiglia. La famiglia infatti da cui Pietro viene è una famiglia nella quale gli uomini sembrano destinati a un destino infausto, o meglio, si creano un destino infausto, cioè sono degli uomini che spariscono. Come il nonno era sparito per un determinato periodo di tempo durante la guerra colonizzatrice fascista in Africa, in Etiopia, tornando poi dalla moglie dopo aver abbandonato amante e un figlio, così allo stesso modo il padre di Pietro era sparito, un giocatore d'azzardo, truffatore, ladruncolo, uomo veramente di cui poco ci si poteva fidare, era sparito per non si sa quanto, tornando poi a casa privato di un mignolo. Sembra quindi che gli uomini, questa genealogia maschile della famiglia di Pietro, sia una genealogia di uomini che non riescono in alcun modo a mantenere delle relazioni sane, sono dei truffatori, uomini insomma di cui c'è poco da fidarsi, Pietro spera di non diventare uno di loro. È un romanzo sulla ricerca dell'identità ed è un romanzo sulla giovinezza, sulla gioventù, su quel periodo delicatissimo che va dai 19 anni ai 30, diciamo, quel periodo in cui si è uscite dall'adolescenza, ma non si è ancora del tutto all'interno del mondo adulto, si cerca il proprio posto, si cerca la propria posizione fra studi, università, primi lavori, relazioni serie, primi figli alcune volte, matrimoni, talvolta non si è pronti, insomma un periodo che a me interessava anche molto perché il periodo che sto vivendo adesso a livello di età siamo lì, questa volta però il romanzo è ambientato nei primi anni 2000. Pietro si muove fra l'Italia, Pisa che è la sua cittadina, e la Spagna, in particolar modo Madrid, dove fa l'Erasmus. Insieme a Pietro c'è il fratello Tommaso, che è invece un po' il fratello bravissimo, che non soffre di tutte le nevrosi, o meglio, sembrerebbe non soffrire di tutte le nevrosi di cui soffre Pietro, cioè la paura di diventare come il padre e come il nonno, il terrore di non trovare il proprio posto nel mondo, il terrore di non avere una relazione sana, il terrore di non riuscire a sbarcare il lunare, a trovare un lavoro che lo soddisfi. Tommaso è invece un ragazzo brillante, intelligente, sportivo, è bravissimo in tutto quello che fa. Improvvisamente però dei due non è Pietro a scomparire, bensì è Tommaso. Un romanzo che tratta soprattutto appunto il tema della ricerca della propria identità, del proprio posto nel mondo, della gioventù, ma se aveva preso un binario che era anche molto con uno stile ironico, molto divertente, iniziale, prende proprio la deriva e secondo me si perde moltissimo. Anche perché poi entreranno all'interno del romanzo tantissimi altri personaggi che dovrebbero essere in qualche modo la scusa per Pietro per andare avanti, proseguire nella ricerca della propria identità e trovare il Pietro. In realtà questi personaggi sono, non è che sono tanti dal punto di vista quantitativo, ma sono abbozzati, secondo me
non si riesce ad averne una completa, sono dei personaggi un po' poco consistenti. Quindi che cosa succede? Ci muoviamo fra tante città che poi sembrano essere sempre le stesse, entrano tanti personaggi secondari che fanno un po' da contrappasso, contraltare con Pietro, ma poi non dialogano bene, poi c'è la storia di Tommaso, poi la storia della madre, la storia del padre che finisce in galera, troppe cose, si perde il filo e poi alla fine succedono tantissimi eventi poco realistici. Non è un romanzo che distruggo del tutto, ma non... peccato, secondo me si è perso, poteva fare decisamente di meglio. L'altro invece che ho letto e finalmente arriviamo a chiudere i sei è E poi saremo salvi di Alessandra Carati, l'altro romanzo che insieme a Veronica Raimo più mi è piaciuto e che per ora sono i due secondo me papabili o comunque per i quali tifo in qualche modo per la vittoria. In questo caso la protagonista è Ida, una ragazza che noi incontriamo bambina a 6 anni appena il romanzo inizia, che sta scappando con la madre dalla Bosnia. Questo è un romanzo che tratta le guerre dei Balcani, in particolar modo la guerra dell'ex Jugoslavia, la disgregazione dell'ex Jugoslavia. Aida infatti viene dalla Bosnia e è costretta a scappare con la propria famiglia, la madre incinta e il padre in Italia, e si rifugia appunto in Italia. È un libro che parla soprattutto della etnia dei bosniachi. I bosniachi sono l'etnia etnico-religiosa che fanno parte della Bosnia, di religione musulmana, una minoranza nella Jugoslavia dell'epoca che ha subito un trattamento direi più che disumano durante le guerre appunto in ex Jugoslavia. In particolar modo sappiamo che le guerre sui Balcani sono state delle guerre molto sanguinolente, ci sono stati dei veri e propri stermini di massa, molti dei quali ai danni della popolazione dei bosniachi, ai danni dei musulmani, da parte soprattutto della forza militare dell'ex Jugoslavia e della Serbia, di quello che è oggi la Serbia. Questioni politiche molto complicate, io non sono un'esperta, però insomma di questo parliamo. Aida fa parte della comunità bosniacca e in qualche modo riscopre le proprie radici in Italia, o meglio i genitori, dal momento in cui si rifugiano in Italia, non solo hanno dovuto lasciare tutto, la propria casa, i propri affetti, i propri familiari, hanno avuto dei lutti anche molto grandi lasciando la propria patria, e in qualche modo, soprattutto la figura paterna, decidono di trincerarsi, di rinchiudersi all'interno della propria comunità, cercando da un lato di integrarsi nella comunità italiana, dall'altro rifiutandosi di farlo e ritrovando nella propria religione, nel proprio credo, nella propria identità culturale etniaca il motivo della sopravvivenza. È interessante perché c'è proprio questa sorta di guerra fredda fra Aida, che vuole integrarsi, vuole e si sente italiana, si sente lontana dalla propria religione, si sente lontana dagli usi, dai costumi, non del tutto, nel senso che lei riesce comunque ad apprezzarli, ad amarli, rimane attaccata alle proprie radici, ma vuole emanciparsi da esse. Lei vuole essere entrambe le cose, lei è bosniaca, ma è italiana, è musulmana, ma è anche laica. Una doppia vita, una doppia cultura, una doppia identità che il padre, soprattutto, ma anche la madre, non riescono realmente a capire. Lei poi si stacca da loro e insomma segue la propria vita. Anche qui tema dell'identità, si parla molto di gioventù perché poi noi seguiamo Aida nel corso dell'adolescenza, soprattutto nel corso della prima giovinezza, quando inizia a studiare medicina, quando poi si laurea. E è anche qui un tema che parla del percorso della propria emancipazione in quanto persona. È molto molto bella la parte dedicata alla guerra, molto bella, vabbè, nel senso molto ben descritta. Io sono sincera, della Bosnia conoscevo pochissimo a livello di tradizioni, di usi, di costumi, culture, lingue, cibi, vestiti, e invece il romanzo fa un bel lavoro di scavo dell'identità persa di tutti coloro che si sono dovuti ritrovare poi a scappare dalle proprie case per trovare rifugio e pace in Italia. Mi è piaciuto molto, una scrittura molto secca, molto cruda nei momenti più crudi, perché si parla anche dei massacri, si parla di guerra chiaramente, ma l'ho apprezzato molto. Ci giunti quindi alle ultime due letture, un romanzo che mi ha colpita tantissimo e devo ringraziare tantissimo Matteo di Libri per Sopravvivere A, il podcast al quale anche io partecipo, nel caso non lo sappiate vi lascio tutti i video qua su
nell'info box. Ci vediamo un mercoledì al mese dove parliamo di libri insieme a Matteo e Filippo con Libri per sopravvivere a. Un po' di mesi fa Filippo e Matteo, scusate, aveva consigliato questo titolo che io incuriosita ho recuperato e wow! Perché Tornavi ogni estate di Belen Lopez Peiro, edito La Nuova Frontiera. Romanzo autobiografico, ahimè, che racconta la storia vera, la vicenda privata della giovane autrice che ripercorre la propria storia di, non posso usare la parola, violenza carnale. Violenza carnale subita da parte dello zio. Il titolo Perché tornavi quest'estate si riferisce, ahimè, alla frase che le viene detta nel momento in cui lei prende coraggio e denuncia gli atti purtroppo che lo zio ha compiuto su di lei durante la sua adolescenza, e nel corso del processo le viene chiesto perché tornavi ogni estate se tuo zio allora ti violentava. Perché? Perché appunto la protagonista ogni estate si recava nella casa degli zii insieme alla cugina e lì subiva, ahimè, violenza dallo zio. Un tema purtroppo sempre verde, il tema della violenza, il tema dell'abuso, affrontato in maniera molto cruda, molto violenta. Si sente che la scrittrice l'ha patito sulla propria pelle, c'è molta rabbia in questo romanzo, c'è molta rabbia soprattutto nei confronti della giustizia, della propria famiglia, del lato della famiglia che non accetta, che non crede, che non vuole vedere il marcio, e soprattutto, cosa interessante, il libro è molto breve, una scrittura estremamente sintetica. Vi mostro magari qualche pagina per farvi capire che parliamo talvolta veramente di capitoli di uno, massimo due pagine, estremamente sintetici, perché si vuole dare questo senso di violenza, di crudezza, ma anche di discredito, di sospetto, quindi il linguaggio è molto serrato, molto breve. È interessante perché ci sono degli stralci delle carte processuali, soprattutto le testimonianze di alcuni dei testimoni che vengono chiamati durante il processo. Ovviamente, trattandosi di una violenza subita all'interno del contesto familiare, il discredito, il rifiuto di molti dei familiari creeranno non poche difficoltà e non poca sofferenza alla scrittrice barra protagonista. Un romanzo sempre più necessario in questi momenti. Sentitevi pronti barra pronte nel leggerlo, perché descrive anche le violenze nello specifico, quindi è bello tosto, secondo me è necessario, veramente. Guardate, so che talvolta quando si parla di letture così crude, così violente, di primo acchito si tende a non avvicinarci perché si ha paura di come si possa reagire. Chiaramente c'è un movimento emotivo di un certo tipo. Io vi consiglio veramente tantissimo invece di vincere le proprie paure, di vincere i vostri trigger warning e di andare e di leggere questa, perché è una testimonianza vera di episodi che ancora esistono, che esisteranno forse sempre purtroppo. Quindi un linguaggio molto diretto, un linguaggio davvero crudo, che vi farà accapponare la pelle, ma ce n'è bisogno, purtroppo ce n'è bisogno, quindi assolutamente consigliato. E infine, ultimo ma non per importanza, abbiamo un testo che non è un romanzo, era ora, di Diego Salvadori, Camille Mallarmé, La scrittura senza volto, un testo di critica letteraria, un saggio fra la biografia e il saggio letterario che parla della scrittrice Camille Mallarmé. Sono particolarmente affezionata a questo testo perché lo scrittore Diego Salvadori è stato il mio professore all'università e è stato il mio referente per la tesi, e soprattutto io avevo studiato all'epoca durante il suo corso proprio Camille Mallarmé. Sapete che qui sul canale spesso parliamo di donne di scrittura al femminile, donne che sono state dimenticate. Beh, Camille Mallarmé è sicuramente una di esse. Donna del primo Novecento, di origini francese, pronipote del famosissimo poeta Mallarmé, donna che è stata scrittrice, saggista, articolista, giornalista, traduttrice, che però è stata completamente dimenticata. È stata un po' una donna ponte fra la cultura italiana e quella francese. Pensate che è stata traduttrice in francese di Pirandello, ha vissuto per tantissimi anni in Italia, anzi quasi tutta la sua vita fra Siena e Firenze. Insomma, una donna che dal punto di vista letterario ha fatto la scena del primo Novecento, amica di D'Annunzio, amica di Leonora Duse,
e poi è stata completamente dimenticata. I suoi romanzi sono ad oggi introvabili, i suoi scritti dimenticati, praticamente solo per collezionisti. Insomma, è stata fatta una vera e propria dannazio memoria alla sua persona. Una donna dalla cultura vastissima, dalla scrittura straordinaria, ha scritto tantissimi romanzi, molti di essi sono stati tradotti in italiano dal marito, purtroppo, Paolo Orano, che era un bel fascistone, quindi per questo c'è stata anche la dannazio memoria a suo carico. Bellissimo La leggenda d'oro di Mollichina, che è un testo di letteratura per l'infanzia, anche qui introvabile, con delle illustrazioni stupende. Perché vi voglio consigliare assolutamente Camille Mallarmé, La scrittura senza volto? Perché è un testo che ridà finalmente luce, ricreando la biografia di una scrittrice completamente dimenticata, che ha avuto una vita bellissima, anche, soprattutto e forse anche solo per le mille conoscenze in ambito letterario e culturale che aveva, e perché all'interno del testo viene fatta una bella analisi di tutte le sue opere, quindi anche di quelle opere che voi magari non avete mai letto, perché io non avevo mai letto Camille Mallarmé prima di leggere questo. È pieno di stralci, pezzi, analisi delle sue opere, quindi vi sembrerà poi di averla effettivamente letta. In particolar modo a me piace tantissimo, vi mostro semplicemente alcune delle illustrazioni bellissime della leggenda d'oro di Mollichina, che è la riscrittura di diverse fiabe in chiave grottesca e gotica, nera, fiabe per bambini, fra cui Pinocchio, i fratelli Grimm, Perrault, che Camille Mallarmé ha fatto. Un testo che spero di trovare usato, ma so che è diventato un testo per collezionisti. Insomma, questo libro è veramente necessario se siete come me degli amanti dello scavo letterario, del ritrovamento, soprattutto dal punto di vista dei gender studies, di quelle scrittrici che a me più degli scrittori sono state dimenticate. Questo è un testo veramente imperdibile. Vi invito anche, qualora siate di Firenze o abbiate modo di passare, lunedì prossimo, quindi lunedì 6 giugno alle 18, sarò al Libraccio di Firenze, che è in Piazza del Duomo, a parlare, a presentare il libro con l'autore, con Diego Salvadori. Quindi parleremo di letteratura, parleremo di gender studies, parleremo appunto di letteratura di genere, parleremo soprattutto di Camille Mallarmé. Quindi qualora voi siate in zona e vi faccia piacere passare a farmi un saluto, io vi invito chiaramente tutti. È un libro che consiglio soprattutto anche a chi non è appassionato, non è un critico, non studia letteratura, ma semplicemente è un curiosone e vuole scoprire qualcosa di più di una figura culturalmente, letterariamente, giornalisticamente, storicamente così importante, ma che è stata completamente dimenticata. Quindi dateci un occhio, Camille Mallarmé. Io come sempre spero di non avervi tediato troppo, spero di essere riuscito a parlare in maniera decente, ma non dilungandomi troppo, di ben 11 libri. Sapete che è sempre una sfida. Io chiedo a voi se conoscevate i titoli che vi ho citato, se li avete letti, se vi ho incuriositi, ma soprattutto fatemi sapere com'è andato il vostro mese di maggio, cosa avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Vi aspetto come sempre qua sotto con i vostri commenti. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!